Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Questa sera siamo di nuovo con Hope in una puntata del gameplay di The Sims 4 Arredi da Sogno e non ci perderemo la carriera di arredatrice come la sua vita appunto privata. Vedremo quindi di andare avanti più o meno come abbiamo fatto l'altra volta e nelle due scorse puntate. Il DLC ormai è in arrivo e quindi insomma ci sono delle cose che ho intenzione di sbrigare perché non vedo l'ora di poter ricominciare un po' di nuova vita col nuovo DLC. Ma non perdiamoci in chiacchiere, io vi auguro buona visione e noi ci vediamo tra pochissimo in partita. Ebbene ragazzi, eccoci qua in partita. Come potete vedere c'è già il nostro Alex che si sta occupando del giardino e ancora lui deve massimizzarla l'abilità. Lui come col giardinaggio è a livello 7, quindi è molto più indietro di Hope. Però insomma adesso ci daremo da fare, faremo concentrare anche lui su questo tipo di attività. Allora, adesso la nostra Hope si sveglierà, appena si sveglia prendiamo subito un incarico. Oh, ecco qua che la nostra Hope si è svegliata e adesso si fa il suo spuntino, benissimo perché ha fame, poi dopo selezioneremo l'ingaggio. Siamo arrivati al livello 9 di decoratrice di interni e dobbiamo avere la promozione del livello seguente, arredatrice abilitata. Stavo dicendo abilitata. Abilitata. Perfetto, direi che comunque ci manchi poco, direi. Vedremo subito. Nel frattempo le bacchette sono i suoi strumenti preferiti, quindi sarà anche poi ora di prenderci una vacanza e magari andare a vedere il Monte Comorebi perché con loro non l'abbiamo ancora fatto. Bene, cerchiamo un ingaggio subito. Allora, la ristrutturazione di un soggiorno epica l'abbiamo già fatta. Aggiunta di una palestra domestica, di una cabina armadio. Di una stanza piacere, di una stanza piacere. Io volevo andare in qualche luogo comunitario, tipo una palestra, un lounge bar, una clinica veterinaria, però ovviamente richiederanno più tempo come ristrutturazioni, quindi vedrò poi come appunto mettere a posto la puntata. Ma io direi di andare in questa con una clinica veterinaria. Noi che proprio non abbiamo mai visto un animale con Hope o con Alex, andremo in una clinica veterinaria. Lei l'incarico ce l'ha, dunque, mercoledì, quindi domani. Abbiamo 24 ore per loro due. Alex, tu oggi, ecco, dato che sei annoiato, ti prendi un giorno di ferie. E ci facciamo un salto a Brindleton Bay. Dunque, vediamo un po' dal lavoro. Prenditi un giorno di vacanza, perfetto. E ci faremo un salto a Brindleton Bay per vedere un po' appunto di cosa si tratta. Così verremo a conoscenza di questi animali. Poi, come vi dicevo, appunto, volevo andare a fare una vacanza a Granite Falls, però adesso vedremo quando e se riusciremo perché ci sono tantissime cose che ho intenzione di fare prima dell'uscita del prossimo DLC e non so quando e qua e se riusciremo a fare tutto quanto. Innaffiamo tutto, perfetto. Tu tesoro invece vieni qua e fai la super vendita. Bravissimi. Poi stavo pensando, l'aspirazione di Hope, manteniamo questa di favolosamente ricca. Anche se ci sta impiegando tanto, in tutto quello che deve fare per platinare appunto la sua. Sì, beh, ce la faccio. Aspirazione. Non lo so, adesso vedrò. Vedremo anche qua. Super vendita. Super vendita. Non so se l'ho già detto, ma appunto è arrivato l'autunno, quindi. Anche qui le stagioni passano, il tempo passa, gli amori nascono e adesso faremo appunto un viaggetto con loro due, anzi, sì, faremo appunto un viaggetto con loro due a Brindleton Bay. Eccoci qui, siamo a Brindleton Bay dove appunto c'è il museo e poi anche il faro.
Quindi volevo andare al faro, sempre se lo trovo, il faro. Ma sapete che non mi ricordavo questo cimitero io? Non so neanche se l'ho mai visto. Boh, mai visto. Volevo andare. Come si fa ad andare al faro? Ah, eccoci. Eccolo qua, l'ho trovato. Vai al piano superiore e anche tu vai al piano superiore. E niente, dicevo prima che adesso dovremmo iniziare e portare avanti le abilità, ad esempio, di manualità, di pesca, appunto, che erano già state cominciate da loro due, però non siamo a livelli altissimi perché ormai come artisti, no, Clemente, noi allo Smanet Show ora non ci andiamo. Eccoci qua al piano superiore. Bene, bene, andiamo ad ammirare. Vai qui insieme. Perfetto, e facciamo una foto ai due ragazzi con il faro. Oh, ok, io volevo che diventassero flirtanti tutti e due. Flirta. Bacia sulla guancia. Esprimi affetto. Riscaldati con il calore corporeo, non l'avevo mai vista come interazione. Proponi le nozze, mi sembra un po' troppo. Ok, perfetto. E adesso qua nel faro cercherei di avere un figlio. Perché appunto loro si sono frequentati per tutto questo tempo, si sono messi assieme non tanto dopo l'inizio di tutto questo gameplay, quindi automaticamente hanno condiviso tutta la strada, la carriera che hanno fatto, le conoscenze che hanno fatto. E adesso voglio vedere appunto se tutto questo si potrà portare avanti in qualche altra maniera, costruendo qualcosa di più, solidificando un po' questo nostro nuovo rapporto d'amore. Ovviamente, mamma mia, ovviamente siamo in autunno, l'autunno è la perfetta stagione degli amori per una come me che fa tutto al contrario. Ok, vedremo un po', adesso lei deve assolutamente andare in bagno, quindi mandiamola in bagno, poverina. Ok, ora torniamo a casa, abbiamo sicuramente un'idea adesso di come può essere fatta una clinica veterinaria per il nostro progetto di domani e siamo perfettamente a posto. Vai a casa, tesoro, vai a casa, su. Sì, vieni in bagno, certo. Alex si deve fare una doccia, quindi canta sotto la doccia. E come vi dicevo, ci siamo fatti una perfetta idea di come siano le cliniche veterinarie per poter combinare tutto domani. Adesso sistemiamo i nostri bisogni. Lei deve mangiare, lui nel frattempo non ha più di tanto da fare. Per andare al lavoro ha completato tutto. Possiamo mandarlo a suonare il pianoforte così manda avanti l'abilità in modo da arrivare più o meno a essere a posto con la sua aspirazione invece, perché lui invece con l'aspirazione è parecchio avanti. Abbiamo anche tanti punti. Deve scrivere quattro canzoni, quindi altre due, e guadagnare 500 simoleon concedendo canzoni su licenza. Vediamo un po' se le può già concedere. Concedi una canzone su licenza, tastiera portatile, Sim Session. L'avevo fatto, credo, non mi ricordo se è stato fatto nel gameplay o off camera, però appunto una l'avevo chiamata Sim Session perché era stata quella settimana lì. Va bene, si è fatta notte, mandiamoli a dormire perché ormai manca poco, poi non è vero, sono solo le 6, ma a breve poi dovranno comunque andare a lavorare. In più c'è il nostro Alex che soffre di talassofobia, quindi evitiamo di fargli vedere l'acqua.
Canzone concessa in licenza. Alex ha appena concesso in licenza una canzone al notiziario del mattino MPR. Presto inizierà a guadagnare con i diritti d'autore. Bene, bene, bene. Nel frattempo, sì, abbiamo delle cose da spedire su Plopsi. Ok, perfetto, il temporale è passato. Però. Ah, lui che fa lo stacanovista, va bene. E non so per qual motivo vada sempre a parlare davanti a questa lampada. Ok, ovviamente per adesso ancora non sappiamo se Hope è incinta o meno e se ci saranno nuovi arrivi in futuro. E sinceramente non mi piace saperlo prima, mi piace scoprirlo appena arriva la notifica del si mangia per due. Però con i bisogni direi che è a posto. Il dipinto impressionista a me, beh, si può anche farlo. E poi abbiamo un ingaggio per decoratori tra un'ora. Vedremo un po'. Andiamo a lavorare. Oh, ci ritroviamo a Brindleton Bay. Perfetto. Vediamo un po' con chi dobbiamo parlare. Ciao caro, presentazione allegra. E magari andiamo dentro? Che ne dici invece che starcene qua fuori alla pioggia? Allora, chiediamo dei motivi preferiti. Chiedi di vedere le ispirazioni. Discutiamo dei motivi. Azzurro, mi piace, cerca di consolare, non so per qual motivo. Arredamento lusso cosmico. Va bene, direi che possiamo mandare via il cliente perché prometti una ristrutturazione riuscita e poi mandiamo via il cliente perché più o meno ci ha dato tutto. Benissimo, mandiamomi al cliente. Andiamo qui e vediamo di scattare le foto del prima. Oh, quella pioggia mi stava assordando. Ristrutturazione di una clinica veterinaria. Vai qui. Sono proprio curiosa. Che non abbiamo tanto, eh. Io in serie ristrutturerei questa parte e basta, giusto per riuscire a farla più bella possibile. Va bene, quindi qui scatta le foto del prima. Ok, e questa è una parte, questa qui è l'altra parte. Ok, allora, direi che a sto punto noi ci possiamo fermare qui perché mi sa che potrebbe diventare troppo lunga la puntata, quindi non voglio che diventi noiosa, perciò la dividiamo in due anche stavolta. E nella prossima puntata, appunto, ristruttureremo la clinica veterinaria, vedremo se Hope ha un nuovo arrivo oppure no, e vedremo appunto se il cliente sarà contento della nostra ristrutturazione. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi invito sempre a iscrivervi, come sempre, iscrivervi al canale, attivare la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi contenuti che usciranno nelle prossime settimane, e saranno tanti, ve lo assicuro. Noi ci vediamo alla prossima puntata. E auguro buona serata a tutti quanti. Ciao ciao ragazzi!